In ambito della sicurezza alimentare sono state sequestrate 20 tonnellate di alimenti importati dalla Cina. Sotto la lente del direttore generale dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, e del personale ASL, le aree tra Gianturco e Corso Novara, con 23 dirigenti veterinari, 6 tecnici della prevenzione e 4 tecnologi alimentari al lavoro per ispezionare 5 rivendite e altrettanti depositi annessi, hanno portato al sequestro preventivo di 20 tonnellate di prodotti alimentari di varie tipologie, prevalentemente confezionati, tra i quali carni e prodotti a base di carne, prodotti della pesca e dell'acquacoltura, prodotti a base di latte e persino matrici alimentari non identificate. I nostri tecnici, sostiene Verdoliva, hanno dovuto fare un lavoro enorme. Per ogni diversa tipologia di prodotto sono state riscontrate una o più irregolarità rispetto ai cogenti obblighi informativi verso i consumatori o agli obblighi di rintracciabilità e di igiene. Tra le irregolarità e le manomissioni maggiormente riscontrate ci sono assenza di informazioni comprensibili, esclusivamente in lingua cinese, presenza di etichette aggiunte alle confezioni con informazioni in lingua italiana, ma incomplete e discordanti da quelle originali in lingua cinese, particolarmente critico lo sviamento sulle indicazioni degli allergeni. Molti prodotti sono inoltre risultati privi di qualsiasi etichetta e documentazione. Alcuni affetti da carenze igieniche e in cattivo stato di conservazione. I tecnici del Dipartimento di Prevenzione hanno inoltre il forte sospetto che per molti prodotti ci siano irregolarità riconducibili al divieto di importazione di matrici alimentari di origine animale, matrici che per alcuni prodotti non sono risultate riconoscibili né dall'aspetto né dalle informazioni in lingua cinese.